Allora, intanto ben trovato Andrea, in questo momento ti vedo e siamo Benissimo. lì perché io voglio far vedere innanzitutto il panorama meraviglioso Guarda, che si vede da mi dietro. sposto perché il panorama non sono io, ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Che il lago di Garda addirittura. Esattamente, dietro praticamente alle mie spalle, quindi in questo momento non mi vedete, ma alle mie spalle abbiamo il lago di Garda, più che altro abbiamo il lido di Lonato del Garda dove noi siamo e facciamo fatica a vederla perché è oscurata dagli alberi alle mie spalle, però c'è anche l'abbazia di Maguzzano che è la piccola frazione dove noi abitiamo. Tra l'altro è un'abbazia molto, molto antica, quindi sarebbe bello farvela vedere, ma ahimè abbiamo gli alberi che coprono. Quindi Perché siamo in ecco. un posto meraviglioso, perché siamo, lo diciamo ai nostri follower, siamo in Valtenesi, che è la sponda occidentale del lago di Garda. Infatti, te ce l'hai proprio Esattamente. dimostrato, insomma, sei proprio lì, Esatto. sei. Esattamente. Io tanto mi chiedo scusa se avrò gli occhi un po' chiusi, ma ho proprio il sole in faccia che sta Il tramontando. sole Ma bacia i belli, il sole bacia i belli, è per questo che ti sei messo in aiuto. questa posizione. Aiuto, aiuto. Lo lascio dire agli altri, non posso dirlo io. Comunque ti ringrazio per la bella battuta. Senti, ma lì vicino ci sono anche le vigne, vero? Sei Esattamente, proprio ti lì? riabbasso l'inquadratura. Qui sotto abbiamo un piccolo vigneto, che è il nostro vigneto di Groppello, che è all'interno del vigneto più grande che c'è in Valtenesi, che è tra l'altro anche il nostro vigneto più grande, appunto, che sono 15 ettari in un unico blocco. Adesso vediamo se riesco a farvi girare. Scusate, ma è proprio il bello o il brutto della diretta. Il bello, E guarda. qua vediamo l'altro appezzo a me, appunto l'altro pezzo. E abbiamo praticamente i vigneti che si estendono per circa 1,2 km. Bellissimo, Quindi bellissimo. è raro trovare nelle nostre zone appunto un vigneto così, così lungo, così ampio. Abbiamo avuto la fortuna appunto abbiamo la fortuna di averlo. Scusami, ma sono impacciato con lo stabilizzatore, infatti come vedi sto facendo i disastri. Però era appunto No, per no, ci hai farvi fatto vedere un fare po' le vigne. questo bellissimo tuffo nella natura vicino al lago di Garda, quindi un luogo meraviglioso. Quindi grazie Andrea, insomma, di questa panoramica. Grazie a voi che mi permettete di farvelo vedere. Senti, ma la tua è un'azienda giovane. Quando è nata questa azienda? Raccontaci un po' la storia. Allora, Tenute del Garda praticamente nasce nel 2012, quindi 8 anni fa. Noi eravamo semplici vignaiuoli che vendevamo le uve e tra l'altro in parte lo facciamo ancora anche oggi perché non riusciamo a sviluppare tutta la nostra produzione, diciamo, di uva, a trasformarla in vino. Nasce nel 2012 quando io rientro da un viaggio in Germania, che ero andato per studiare appunto tedesco, come ti raccontai la prima volta che ci siamo conosciuti, Sì. e mio padre mi ha fatto la classica domanda che si fa a tutti i figli: cosa vuoi fare da grande? Io sono sempre stato innamorato della terra e della vigna, non vi nascondo che ho fatto esperienze anche in altri campi, addirittura nel campo delle vendite automobilistiche, quindi un po' la vena anche del commerciale, tra virgolette, ce l'ho. Però quello che io amo è stare in mezzo alla natura e ai tempi risposi a mio padre: mi piacerebbe fare qualcosa che posso gestire con le mie mani, quindi capire dall'inizio alla fine quello che posso fare, perché nei campi in cui ero prima erano tutte cose dove io alla fine dipendevo da altri, quindi non potevo, passatemi il termine, aggiustare il problema quando c'era. In questo caso invece è il bello che come possono succedere, perché i vini sono vivi. Quando c'è un problema è il bello di studiare cosa è successo al vino, cosa non è andato bene e cosa appunto si può fare per migliorarlo. E da qua Certo. abbiamo iniziato, inizialmente semplicemente con 2 o 3 vini, quindi iniziando a capire, e poi come tu hai visto io sono un pazzo sperimentatore. Io amo sperimentare, amo continuare la ricerca. E la ricerca l'ho focalizzata sul Groppello. Il Groppello è il vitigno principe della Valtenesi, lo vedremo poi in blend con il vino che andremo a degustare, ma ho amato sperimentarlo, tant'è che sono riuscito ad arrivare addirittura a fare un appassimento da Groppello, quindi non un passito, ma bensì un appassimento. Eh, Eh perché sì, ho letto. dico, perché dico sono riuscito a fare? Non è arrivato il genio, ha detto bravo, è riuscito ad appassire.
Perché in Val Tenesi comunque l'appassimento delle uve groppello era praticamente impossibile. L'uva groppello ha un grappolo molto compatto, molto chiuso, che quando è in maturazione sembra quasi che stia per esplodere, senza sembra. Se ahimè piove prima della vendemmia, tante volte si creano marciumi Esplode. esattamente, esattamente. E di conseguenza, pian pianino, dopo 5 anni, siamo riusciti a ottenere finalmente il nostro Vistalago. Ed è stata una soddisfazione immensa, puoi immaginare, perché riuscire ad appassire un'uva così delicata, è stata una soddisfazione. Hai accennato al Chiaretto. Allora, il vostro è il Chiaretto appunto della Val Tenesi, che è diverso dal Chiaretto Bardolino, insomma. Specifichiamolo ai nostri follower, magari non tutti conoscono la differenza. Innanzitutto sono uve diverse, eh? Il Sono uve Bardolino, insomma, diverse. Corvina Veronese, Rondinella, insomma, altra parte del lago. Esattamente, siamo dall'altra parte del lago, quindi un altro terreno, come hai detto tu, altre uve e di conseguenza si ha un prodotto diverso. Che poi si voglia collaborare con i due consorzi, questo è tutt'altra cosa, però i vini in sé, come Ah, hai detto tu, certo. sono due cose a sé stanti, tant'è che nel Chiaretto possiamo trovare o solo groppello oppure groppello in blend, come prevede il nostro disciplinare. Con Marzemino, Sangiovese e Barbera, quindi tre Com'è uve il oltre al vostro? groppello. Il Esattamente, vostro è sì. un blend, giusto? Il vostro è un blend. Esattamente, il nostro è un blend. Quello che mi piace hai parlato del groppello, allora è un vitigno ed è cioè, un vitigno che è proprio della vostra zona, cioè è proprio della Val Tenesi, magari ecco, non tutti lo conoscono, ci stanno guardando anche da altre zone d'Italia. È un vitigno che era lì da epoche lontane, che poi si era un po' perso con il problema della fillossera e quindi poi è stato rivalorizzato solo proprio in Val Tenesi perché è una zona particolarmente vocata. Esattamente, la fortuna, e da una parte la sfortuna, perché appunto non lo conoscono, però la fortuna è che ce l'abbiamo praticamente solo noi. Guarda, mi permetto di fare un appunto, ci sono 3 aziende in Alto Adige, quindi a nord del lago di Garda, che coltivano il groppello, ma è tutt'altra cosa. Tra l'altro in Val Tenesi abbiamo 3 cloni storici di groppello, che è il groppello di Mocasina e il groppello Gentile, che sono i due più diffusi oggi, e poi rimane il groppello di Santo Stefano, che, se devo essere sincero, credo che nessuno oggi, o forse in piccolissima parte, coltivino. Non so spiegarti la motivazione, però sai anche tu che dopo i nonni vanno a recuperare quello che più dava soddisfazione secondo loro. Oggi sarebbe bello poter fare studi e andare a capire cos'era esattamente anche il groppello di Santo Stefano. Eh sì, Non ti se lo nego diciamo, che. infatti ci sono diversi cloni del groppello, insomma quello più diffuso, come dicevi te, è il groppello gentile da voi. Ma quello che mi Esatto. piace è che comunque è stato sempre vinificato in rosa questo groppello, Esattamente. anche nel passato. Adesso, qui adesso facciamo questa storia Allora, di questo Chiaretto. io ne racconto un pezzo e tu ne racconti un altro, se vogliamo. Io ti racconto quella che era la versione che appunto ti ho raccontato quando ci siamo conosciuti. Anni fa, e tu magari racconti invece quella che appunto ci ha detto Peretti. Ah, no, non me la ricordo più quella di Peretti, mi ricordo la tua, mi ricordo, adesso non ce ne voglia Angelo Peretti. No, beh, ma tra l'altro io sto aspettando, molto curioso, perché personalmente, sai, amo capire la nostra zona, quindi perché no? Io magari direi raccontiamo prima quella che so, e poi proviamo ad accennare anche quella di Peretti. Che mi farebbe molto piacere leggere il suo libro quando l'avrà finito. Il Chiaretto ha origini, si parte praticamente all'inizio del 1900, quando il senatore Pompeo Molmenti, un senatore tra l'altro veneziano, sposò una Veneziano. ricca salodiana, quindi un abitante di Salò, che aveva dei possedimenti, dei terreni a Monniga del Garda, che è la città del Chiaretto anche soprannominata. Quindi qui a pochi chilometri da noi, e era incuriosito da queste uve, tant'è che fece un viaggio in Francia e portò con sé un agronomo. Andiamo sempre a collegarsi ai francesi, purtroppo. Vabbè, però i Bravo. francesi hanno fatto scuola, dai, sul rosato, eh.
Ha fatto bene questo senatore veneziano, perché il vostro è molto elegante e raffinato. Vai, vai. Ti ringrazio. Quindi ha sposato... Lui ha provato questa appunto salodiana, ha iniziato a lavorare questi terreni e una volta andato in Francia portò con sé per una visita questo agronomo francese che nel vedere le uve Groppello appunto disse queste uve sono adatte per fare un vino chiaro, quindi un claret nasce, e da lì dicono che nasca il nome. Io spero nel senso che sia vera questa cosa, ma ci sono anche qualcuno, cioè io ho letto anche dei testi veramente, poi appunto Peretti ci ha smentiti. Ho voluto raccontare perché questa comunque è la storia della Val Tennessy che esiste realmente, ma anche perché non ce l'ho qua con me, mi dispiace, io ho una bottiglia del 1926 della cantina appunto del senatore Pompeo Molmenti che ho recuperato. Esatto, che già produceva quindi il... Che già produceva Chiaretto, però Angelo Peretti ci raccontava appunto che già nell'epoca dei Romani nasce il Chiaretto sia sulla sponda veronese sia sulla sponda bresciana. Ed era una delle zone più vocate appunto al mondo, infatti si insediarono qua a produrre questo vino rosa, come ai tempi si chiamava e come oggi si cerca di chiamarlo, perché si vuol dare un'identità al colore, quindi non più rosato. Esatto, io faccio parte dell'associazione Vino Rosa Italiano, insomma, quindi, esatto, quindi ne potrei raccontarvi più te. Senti, ma voi di questo chiaretto fate anche la versione spumantizzata, fate anche il... Facciamo una bollicina rosata, esattamente. Una bollicina, Si parla sempre degli stessi uvaggi, in percentuali leggermente diverse, naturalmente che cambia in primis è l'epoca vendemiale, perché sapete benissimo che per arrivare a spumantizzare abbiamo bisogno di un pelo più di acidità. Anche se lo riscontrerai anche tu all'interno di questa annata 2019, poi mi conosci, sai che io amo bassi residui zuccherini e acidità vive, come amo dirlo io. Quindi pensare appunto anche al chiaretto tra qualche anno, l'acidità ci aiuta dalla longevità. Certo, nonostante certo. Questo, anche la bollicina rosata ha molta più acidità rispetto al chiaretto, perché abbiamo bisogno appunto di più acidità per arrivare in spumantizzazione. È un metodo Martinotti, quindi è una spumantizzazione in autoclave e non in bottiglia. Però che lunga, ci aiuta... fate tanti giorni, vero? Esatto, arriviamo giorni... circa 120 giorni. Io amo una bollicina fine, una bollicina che sia quasi, come ti raccontavo, una danza per il palato. E facciamo il metodo Martinotti per il semplice fatto non abbiamo possibilità in azienda di fare un altro metodo classico, perché non abbiamo spazio. Lo diciamo ai nostri follower, sia il chiaretto, insomma, classico, fermo, sia la bollicina rosa, nel concorso l'anno scorso del Rosa Rosati Rosé, tutte e due hanno preso ben 4 rose, quindi due vini spettacolari, Esattamente. Grande soddisfazione. Quello, come ti dicevo prima, lo lascio sempre dire agli altri, perché, come si dice, ogni scarrafone è bello mamma sua, quindi per me sono sempre vini, anche se sono sempre ottimi, anche se a volte forse sono, quando siamo in fase di assemblamento, sono sempre molto critico appunto prima di andare in bottiglia, perché cerchi sempre il meglio dalla tua azienda, dalla tua annata. Però è stata una soddisfazione ricevere appunto questo premio, ecco. Certo, certo. Adesso quest'anno ci sarà sperando che qui ci fanno muovere, insomma, la terza edizione verrà presentata a Venezia il 10 ottobre, il 10-10-2020 verrà presentata la terza edizione della Guida Albere Rosa, insomma. Quindi dai, siamo sicuramente... un po' più vicini a casa quest'anno.